Bene, nel video precedente abbiamo esplorato le funzionalità del sito web, adesso invece andiamo a esplorare la prima tipologia di videogiochi che sono presenti sul sito. Allora, per farlo, quello che facciamo semplicemente è andiamo a cliccare sul link del gioco che ci interessa, e in questo caso è proprio The Nightmares of Nesho. Quindi abbiamo cliccato, aspettiamo che si attivi appunto la schermata, poi dalle opzioni, disattivare l'audio perché altrimenti si sovrappone a quello che è il nostro tutorial, la cosa è un po', sarebbe un po' antipatica. Benissimo, ci troviamo qui. Ora, quello che faccio adesso è spiegare il tutto supponendo che voi stiate utilizzando una tastiera. Poi farò, tra virgolette, un clone di questo video in cui si parla, si ragiona come se si stesse usando un dispositivo touchscreen. Bene. Quindi in questo caso mi trovo su nuova partita, mi posso spostare nel menu con le frecce direzionali, se devo, oppure con il mouse, se voglio iniziare una partita. Con la barra spaziatrice schiaccerò su Nuova partita. Benissimo. Allora, qua ci chiede se prima di iniziare cosa stiamo utilizzando. Noi in questo caso stiamo utilizzando una tastiera e quindi schiacceremo tastiera. Poi ci chiede se è la prima volta che giochiamo, se pensiamo di aver bisogno di un tutorial. Ora, io il tutorial non lo passo con voi, chiaramente, perché lo lascio per chi ha bisogno di imparare a giocare. Qui vi racconto io come si gioca, quindi andiamo sul No, sono esperto con la barra con le frecce direzionali e con la barra spaziatrice clicchiamo sul No, sono esperto. Qui c'è una breve storia che adesso non sto a leggervi, potete leggerla quando giocate. Fondamentalmente però il succo è ora di dormire, vai a letto. Quindi perché, affinché il nostro personaggio possa iniziare ad avere degli incubi, dobbiamo andare a letto. Ci muoviamo nella stanza con le frecce direzionali. Se vogliamo interagire con qualcosa, utilizziamo la barra spaziatrice. Ad esempio, se volessi provare a leggere questo libro, mi ci pongo davanti, schiaccio la barra spaziatrice e qui mi dice due cose. Devo smetterla di fare tardi leggendo i Ghostbusters, ma è troppo bello. Ma noi dobbiamo andare a letto, è quello che ci ha detto il testo. E quindi ci avviciniamo al letto, barra spaziatrice, e lui ci dice buonanotte. Ok, perfetto, veniamo catapultati in questo mondo degli incubi. Come funziona un attimino lo schema? Allora, per farlo, per darvi diciamo uno sguardo un po' più ampio, quello che faccio è apro il manuale dove è presente una mappa che vi permette di capire un po' meglio dove vi trovate in questo momento quando aprite. Se appunto aprite il manuale, questo l'avete ovviamente a disposizione anche voi sul sito web, basta cliccare dove ho cliccato io, lo mostravo anche nel video precedente. Ora, quello che succede è che quando voi iniziate catapultati nel mondo degli incubi, vi trovate qua, nella zona iniziale. E poi vedete che ci sono tante zone. Allora, fondamentalmente le zone A, B e C non rappresentano situazioni di gioco, ok? Tutti i livelli di gioco sono dalla lettera D compresa in poi. Cosa c'è allora nella zona A, B e C? Adesso ve lo faccio vedere e poi proveremo insieme a fare il livello più semplice in assoluto, che è il tutorial, o meglio un test ingresso per le prime, dove è veramente veramente semplice. Benissimo, noi ci troviamo qui. Allora, ad esempio, possiamo decidere di parlare con questo mostro, che appunto ci fa una sorta di spiegone raccontandoci che noi dobbiamo scegliere la forma dell'incubo, in poche parole il livello che vogliamo affrontare, recandoci nelle varie aree. Allora, cosa trovate qui? Vi trovate diverse colonne, sono le colonne dei punteggi. Quando uno finisce un livello, il suo punteggio viene salvato in queste colonne. Ad esempio, vedete, qua ci sono tutti i punteggi legati ai vari argomenti. Chiaramente i punteggi sono zero perché non abbiamo ancora giocato a nulla. Qua sopra vedete, punteggio degli incubi, non farmi troppo male. Cosa significa? Significa che questa
questo non farmi troppo male rappresenta una difficoltà di gioco. Ci sono quattro difficoltà di gioco, che sono non farmi troppo male, che è la più facile, poi non ho paura, sono un mago e, come potete immaginare, la più difficile, ipermorte. Per adesso non ci sono ancora livelli con difficoltà ipermorte. Quindi questa è solo una zona in cui consultiamo i punteggi che abbiamo totalizzato. Questa che trovate qui invece è la Hall of Fame, ovvero io qui salvo gli studenti che sono stati più meritevoli, insomma che hanno totalizzato i punteggi più alti. Quindi questi sono alcuni alunni che diciamo si sono distinti in questo compito. Infine, invece, più interessante per il gioco, interagendo con questa statua d'oro, cioè portandosi davanti e schiacciando la barra spaziatrice, quello che si trova è un punto di salvataggio e di recupero dell'energia. Quindi io ho schiacciato la barra spaziatrice, mi recupera tutta la vita e se volessi salvare, scelgo di salvare ancora con la barra spaziatrice e adesso la partita è salvata. Quindi tutti i progressi che ho compiuto nei vari livelli, quindi totalizzando punti o altro, adesso sono salvati. Se poi dovessi ricaricare la partita, ricomincerei esattamente da lì. Proviamo a farlo, quindi proviamo a ricaricare da zero la partita. Quindi ricarichiamo il gioco come se l'avessimo cliccato. E quello che succede adesso, che vedete, l'opzione continua diventa attiva. È fondamentale che se salvate il gioco e poi volete giocare nuovamente, voi non cancelliate la cronologia o i cookies del browser, perché altrimenti perdete i salvataggi. Quindi se faccio continua sempre con la barra spaziatrice, vedete, mi fa scegliere il mio salvataggio, lo seleziono con la barra spaziatrice e mi riporta esattamente dove ero prima. Ok? Queste sono diciamo la base. Ora, ci sono diverse aree della mappa. C'è una zona, la zona H, dove l'ambientazione dei vari livelli è un'ambientazione egizia, la zona I, dove il tema sono i pirati, D, dove fondamentalmente è il ghiaccio, la E è lo spazio profondo, G gli zombie e F l'estremo oriente. In ognuna di queste aree ci sono vari livelli e ogni livello è dedicato a un argomento ben preciso. Per ogni argomento ci sono diverse difficoltà. Come fate voi a sapere dove si trovano i vari argomenti? Molto semplice. Vedete, io ho dato un nome oltre che una lettera a ciascuna area. Se voi, ad esempio, nella D, che sono le distese dell'Arc, cioè la landa ghiacciata, volete sapere cosa si trova qui, nel manuale ci sono le varie zone con gli argomenti. Ad esempio, nelle distese dell'Arc c'è la notazione scientifica e le cifre significative, le scomposizioni. La prima e la seconda declinazione latina, le relazioni goniometriche fondamentali. E inoltre l'immagine vi indica anche con quale punto della mappa dovete parlare, interagire, in modo da poter scegliere il livello corretto. Ora, supponiamo che noi vogliamo fare diciamo, il test ingresso, un test ingresso molto semplice questo, è una sorta di primo livello che faccio fare ai ragazzi per introdurli appunto alla modalità di gioco. Supponiamo che vogliamo fare il test ingresso, quindi ad esempio spulcio un attimo il manuale, so che nella zona orientale, a cui ho dato il nome La crudele tutela di Metano Leoni, verbi latini, equazioni e disequazioni esponenziali, perfetto, test ingresso classi prime. Quindi devo recarmi qui e vedete il personaggio sta interagendo con questo fiore di loto, che è questo qua in basso. Quindi, se voglio giocare al test ingresso con le classi prime, quello che farò sarà nella zona di gioco prendere appunto recarmi dove mi interessa. Vedete, mi sono rivolto verso il fiore, ok? Come fa uno a saperlo senza che io faccia il video? Semplicemente può, ad esempio, parlare con questo personaggio. Dice: Sei pronto a sottoporti alla mia crudele tutela? Per
Per lanciarti nelle diverse declinazioni di questo incubo, interpella i fiori rosa dentro all'acqua o le colonne di pietra in cima alla scala. Le colonne di pietra nel manuale ancora non c'erano perché appunto le sto ancora, la cosa che sto sviluppando, ma per adesso quello che ci interessa, interagiamo con il fiore di loto, mi dice test ingresso delle classi prime, hai scelto la forma del distruggitore dei sogni, ora perisci. Quindi, per il test ingresso non ci sono i vari livelli di difficoltà. Se voglio fare qualcos'altro, farò ho cambiato idea. Ok? Quindi, ad esempio, se io volessi, facciamo un altro esempio, giocare ad esempio alle scomposizioni che abbiamo visto prima dov'era, è nelle distese dell'arc. La mappa mi indicava che era in alto a sinistra, quindi mi sposto. Eccoci qua. Guardo sulla mappa esattamente dov'è, mi indica la colonna nell'angolo. Ecco le scomposizioni. Qua mi offre tre livelli di difficoltà, dal più facile al più difficile. Ok? Ora non vado nel dettaglio di ogni livello. Qui c'è ad esempio lo spazio, stesso discorso, anziché esserci delle colonne, qua ci sono delle porte, diciamo dei varchi. Faccio giusto vedere un altro caso, questa è la distanza nel piano e il punto medio, c'è solo il livello più facile. Come si fa poi effettivamente a giocare? Una volta selezionato il livello di difficoltà, basta fare barra spaziatrice e si entra nel livello. Però farò dei video a parte per spiegare ogni tipologia di livello, perché altrimenti il video diventa troppo lungo. Ok? Quindi alla prossima con il video dedicato alla parte touchscreen e i vari video dedicati ai singoli livelli.